quel che concerne. Conferenza stampa unitaria convocata dalle segreterie confederali e territoriali di FPCGL, FIT, CISL, UIL Trasporti, UGL e FIADEL. Scopo dell'incontro: analizzare le problematiche dell'AMIU e il grave stato di disagio che vivono i lavoratori, preoccupati per il loro futuro all'interno dell'azienda a causa delle criticità del piano industriale e del perdurante silenzio dell'amministrazione comunale. Da più di un mese abbiamo chiesto un incontro al sindaco, che come voi ben sapete è il proprietario dell'AMIU, come socio unico è il sindaco, per cui da oltre un mese abbiamo chiesto questo incontro e non abbiamo avuto riscontro. Questo a significare la nostra grave preoccupazione per quel che concerne sia i lavoratori dell'AMIU sia quelle che sono le prospettive del piano industriale, perché il piano industriale sicuramente avrà delle ricadute sulla città, avrà ricadute sui cittadini, e quindi è bene che noi dobbiamo sapere che cosa succederà anche rispetto a quella che è la legge, come voi ben conoscete, che prevede che entro l'anno il 40% di queste aziende municipalizzate debba essere privatizzata. Abbiamo volutamente evitato di portare i lavoratori alla mobilitazione fino ad oggi, dico fino ad oggi perché domani non sappiamo, abbiamo voluto evitare di portare i lavoratori alla mobilitazione perché purtroppo la città, già sappiamo purtroppo per chi vive in questa città, versa in uno stato abbastanza non positivo, ecco, non voglio essere molto pessimista per quel che concerne sia la polizia che il degrado. Sicuramente una mobilitazione dei lavoratori, quindi uno sciopero, avrebbe portato a un ulteriore disagio nei confronti dei cittadini. Ci sono una serie di iniziative che vengono prese anche dal lato rispetto all'esternalizzazione di raccolte differenziate, che sono un servizio istituzionale dell'azienda e che ci fanno pensare ad una prospettiva invece di indebolimento dell'azienda, che perde, vede uscire dal suo interno alcuni servizi per essere appaltati all'esterno. Tenete presente che appena 3 anni fa noi avevamo reinternalizzato questo servizio proprio per assicurare all'AMIU il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito della città. Quindi oggi questa attività ci pare un controsenso, ci preoccupa e ci fa intravedere, come dire, la voglia di non scommettere, di non voler rafforzare l'AMIU e di volerla invece lasciare un po' a margine di quello che è stata, di quello che è la sua attività fondamentale, cioè il trattamento e di tutto il ciclo integrale dei rifiuti. È un ultimatum a tutti gli effetti. Io ritengo che da oggi, se non dovessero convocarci, si potrà parlare di ciò che fino ad oggi i sindacati hanno evitato, di scioperi, di blocco della città. Purtroppo siamo costretti a farlo in assenza di soluzioni di disponibilità da parte del Comune, e in alcuni casi anche la provincia dovrebbe intervenire, perché la problematica riguarda tutto il territorio. Noi esattamente più territoriali e confederali, perché avevamo bisogno di capire.